E invece non vedi niente. E te? Ci vediamo di scuola, mamma. Tira avanti. Bravo! Si è alzato, è una domanda di ministro di parte da qui. Solo per ringraziare questa comunità, il sindaco, le persone che in quei giorni erano a Marzabotto e che per una vita si sono portate le ferite segnate sulla pelle, nella carne della strage e dell'assurdità senza fine, e che però hanno svolto un lavoro straordinario in questi anni. Lo dico ai ragazzi, non dico bambini, voi siete grandi ormai, lo dico ai ragazzi, dobbiamo dire grazie a queste persone. Sono le persone, una è esattamente in mezzo a voi, che hanno perso tutto in quei giorni. Questo signore ha perso 16 familiari. Eppure io credo che noi abbiamo da dire grazie per come hanno vissuto la loro vita e la stanno vivendo, ed è come se ci dessero, a noi, ma soprattutto a voi più giovani, la staffetta del testimone, come quando ci sono le Olimpiadi che c'è quello che corre e poi dà la staffetta all'altro. L'avete vista le Olimpiadi, quando una squadra corre insieme? E noi abbiamo bisogno di ricordarci tutti insieme che la storia di Marzabotto non è la storia di questo comune, non è la storia di questo territorio, non è la storia del parco, che pure, come giustamente mi hanno chiesto i sindaci, dovrà essere valorizzato. È la storia di un pezzo d'Italia. Ed è una storia drammatica e tragica, ma anche una storia di persone che noi vogliamo portare nel nostro cuore e portare nel futuro. Abbiamo bisogno di voi. Cari ragazzi, siete voi la storia che continua. E siccome siete voi la storia che continua, lo dico anche agli altri abitanti di Marzabotto e degli altri comuni, noi abbiamo scelto di dedicare un po' di soldi dello Stato, un po' di soldi del bilancio, a ricordare i 70 anni. Il 25 aprile vedrete una importante trasmissione televisiva in tanti luoghi, nei luoghi sacri, anche qui, della Resistenza. Troverete tante
occasioni e cerimonie di ricordo, ricordando la nostra storia, noi non stiamo facendo una commemorazione, stiamo costruendo il futuro dell'Italia. Quelle persone che sono morte perché noi potessimo essere liberi. Quelle persone che sono morte perché oggi e domani l'Italia fosse un paese capace di seminare speranza e di seminare pace. Allora, e ho finito, da Presidente del Consiglio, io sono qui soltanto per inginocchiarmi di fronte alla storia del nostro paese e per dire però tutti insieme che questa storia ci deve insegnare a non perdere mai i nostri valori e far sì che l'Italia sia portatrice sana di pace, di entusiasmo e di bellezza. Abbiamo bisogno che nel ricordo della resistenza di questi giganti che hanno dedicato la vita e qualcuno di loro è dovuto morire, pensate alle lettere dei condannati a morte della resistenza, quanti brividi fanno venire a ciascuno di noi, nel loro ricordo costruiamo un'Italia più bella, più giusta e impariamo, soprattutto voi più giovani, che quello che è stato fatto per voi, è stato fatto per noi, è stato fatto per rendere l'Italia un paese in grado di tornare a sorridere. Dal profondo del cuore, grazie a tutti i sopravvissuti, alle comunità e alla città di Marzabotto.